È dovuto esserci il morto per far scattare il salvataggio, ma già da ieri mattina al largo della Libia un gommone con a bordo una novantina di migranti era alla deriva. All'alba di oggi il tweet di Alan Fon, l'ONG che gestisce il centralino dell'emergenza in mare, ha annunciato il dramma. Una bambina di 5 anni non c'è più. Morta in attesa di un soccorso arrivato troppo tardi. Solo in questi minuti una nave della Marina italiana sta recuperando gli altri. Intervento deciso per le condizioni meteo in peggioramento. Il gommone aveva ormai perso il motore e iniziava a imbarcare acqua. Nei giorni scorsi altri gommoni, altri ritardi nei soccorsi, con un rimpallo infinito di responsabilità fra Italia e Libia su chi debba intervenire. Il mare è diventato spazio senza regole. Come documenta questo video pubblicato 7 giorni fa dalla Sea-Watch, l'ONG salva migranti. Vi mostriamo solo i passaggi meno cruenti. La dinamica è sempre la stessa: un centinaio di migranti a bordo di un gommone in avaria, la richiesta di soccorsi inascoltata da tutti, il dramma che si consuma, i naufraghi, come vedete, finiscono in acqua, cominciano ad annegare e uno alla volta vanno giù, sparendo. Si inabissano, cioè nel Mediterraneo, più che un mare, ormai un cimitero.